era che tutti i boss ritrovati sul luogo dei delitti erano stati sparati tutti con la stessa pistola. E ancora erano state sempre aggredite e uccise coppiette in luoghi appartati e i colpi d'arma bianca, cioè le coltellate trovati sui corpi delle vittime, erano serviti per infierire e non per uccidere. E ancora quasi sempre era stata trovata l'asportazione del pube e del seno sinistro della donna. E nei casi in cui questo non era avvenuto, sembrava dovuto a un errore, un fatto casuale e non a una non volontà di compiere questo macabro rito. Era stata poi ascoltata la figlia di Pietro Pacciani, Graziella, una ragazza molto coraggiosa, una ragazza molto provata dalle esperienze di vita precedenti, una ragazza, a mio parere, molto sincera, perché quel suo modo di raccontare lento, sofferto, sembrava e aveva il sapore di chi racconta fatti più di chi ha la volontà di consumare una vendetta contro il padre. Diciamo anche che la testimonianza di questa ragazza è servita soprattutto a definire una personalità di Pacciani, una personalità di un uomo aggressivo, prepotente, violento. La puntata di stasera inizia con una dichiarazione spontanea dell'imputato. Ascoltiamola. Allora, rende dichiarazioni spontanee. Mi deve scusare, signor Presidente, ma volevo contestare qui i fatti che io quando mi trovavo a cassiere nel 73 a San Casciano con il marchese Pierfrancesco Rosselli, ero cassiere pagato tutti i giorni perché avevo 26 vitelloni, lavoravo anche la domenica. Mi si dice che io andavo in giro, andavo qua a spiare, a girare, a che? Ma che sono un pazzo, poi a guardare che Nel vagliate io. 73. Inoltre poi con 26 vitelloni nella stalla e 4 ore di lavoro in fattoria, io lavoravo 12 ore al giorno e ero pagato tutta la settimana. Dunque gli domando a lei se io avevo il tempo di andare a girare. Non avevo tempo nemmeno di legarmi le scarpe io. E poi che vuoi vedere che fa gli altri? Io Quindi lei vuol dire che lavorava tutti i giorni, compresa la domenica? lavoravi tutti i giorni, compresa la domenica. Compreso la domenica, anche la notte quando partoriva le vaccine e compagnia bella. Io sbagliai nel 1951, pagai il mio debito, venni fuori, chiesi la riabilitazione, chiesi perdono alla parte lesa, presi moglie, mi feci una famiglia e di questo fatto sia chiuso. Un debito si paga una volta, non due. Cosa si va a cercare sempre il solito chiodo, il 51, lui qui e lui là e lui sotto e sopra. È pagato, è sbagliato, tutti siamo soggetti a sbagliare, chiesi perdono. Io difesi il mio onore. E la mia moglie e la ragazza e doveva essere la mia moglie, perché certamente questa si lamentava piangendo, dice mi ha preso per forza, con violenza, piccialo piccialo, non andavo io, andai per tirargli due pugni, poi dopo mi ebbe a liberare perché fu aggredito e come l'hanno detto, poi tremante di paura, tutti può succedere, di un fatto può succedere a tutti. Dice ero geloso, certamente ero geloso di questa donna, la dovevo sposare. E non avevo mia piacere, me la pigliasse un altro io, la mia moglie, la doveva essere moglie. Poi si dice che gli ha fatto un toro, dice, senza le poppe. Io domando a Dio se un toro e delle mammelle. Io non l'ho mai visto. No, sì, mi è stato contestato, dice, ha fatto un toro, dice, senza le mammelle. No, Una no, mucca, no, no, una no, no, no. mucca, un toro, Ha capito male, ha capito male. Sì, è stato. Ma Si diceva che io ho questo, sentito, stia dice, a sentire me, si diceva, perché lei ha capito male, che questo essere strano, questa specie di mucca, eccetera, aveva disegnato anche le mammelle e che poi lei nel colorarlo o qualcosa del genere l'ha cancellata. Questa mammella che era disegnata, lei nel colorare l'ha cancellata. Se si parla di questo quadro che io lo ritenevo di fatascienza, non fatto da me, ho fatto la terza elementare, non sono capace certo a fare un disegno così. Io lo ritenevo un quadro di fatascienza. Invece questo quadro è stato specificato che l'ha fatto un autore di fama, e si riferiva alla guerra là di Cile contro Pinochet e compagnia bella, rivoluzionari, insomma. Ora, questo qui io l'ho colorato, l'ho dichiarato sempre in tutti i memoriali, io non l'ho fatto certo io. Poi l'altezza, io
se si va a vedere l'arte d'identità dice 1,70 m, io sono 1,65 m scarso. Ora l'arte d'identità si dice a voce, quanto tu sei alto? Ma sarò alto 1,70 m, ma non misurato, io mi sono misurato 100 volte. Dio, non è che io non ho mai detto le bugie, mai, ho sempre detto la sincera verità. Si può pigliare tutti i passi della mia vita che ho fatto, ho tutti i libretti di lavoro e qui c'hanno le copie anche i signori avvocati. Quindi lei avrebbe dichiarato un'altezza maggiore? Come? Come? Un'altezza maggiore avresti dichiarato? No, ma io me lo... Se capire, si tratta della carta d'identità e si fa a voce, me lo dicono a voce, io non avevo mio metro per misurarmi, Dio sarò, io non mi ero mai misurato per dire la verità, che vuole, noi contadini siamo a misurarsi, a compagnia bene. Poi dice, pericoloso, pericoloso, ah, se si tratta di questa fotografia della mucca senza mammelle, e qui non ce l'ha, questo è l'originale, e questa è la copia che ho fatto io, se li vuole fare vedere... Non ce l'ha, quella lì non ce l'ha la mucca le mammelle, che cos'è? Ti va a cercare le lucciole per lanterne, non so io non ho fatto di male a nessuno, ho sempre lavorato, volevo bene a tutti nel mondo, e perché si va a pigliare tutta questa matassa di frandone? Altro? Io la ringrazio infinitamente. Bene, signor pubblico ministero, chi abbiamo ancora?